Palchi Reali, che tipo di iniziativa è? È un'iniziativa promossa dall'assessore alla cultura della Regione Piemonte, Antonella Parigi, che ha voluto fare un primo passo per costruire in pratica la rete delle residenze sabaude. Cioè, sapendo che molte residenze d'estate, nei giardini, ma non solo, ospitano spettacoli anche di grande qualità, abbiamo costruito un cartellone unico per tutte le residenze del Piemonte, unificandoli in un unico catalogo, in un unico segno grafico, in un'unica strategia comunicativa, mettendo insieme spettacoli di teatro, di danza, di circo, di musica, di cinema, grandi orchestre, gruppi giovanili moderni che fanno musica contemporanea, in una rassegna formidabile. Sono 68 giorni di attività di spettacolo con 170 spettacoli, con oltre 1000 tra artisti, registi, ballerini, attori. È veramente un evento straordinario di grandissimo rilievo, e devo dire che abbiamo trovato un consenso sia nelle direzioni delle residenze, da Stupinigi ad Agliedra, a Conigi, a Palazzo Reale, da Venaria alla Certosa di Collegno, con un'adesione anche dei cortili nobiliari della città, della corte barocca della città di Torino. Credo sia un evento formidabile sia per l'identità della città, per la qualità degli spettacoli, per opportunità di turismo che in qualche modo offre all'economia della città. Quando inizierà il programma? Il programma è già iniziato con un'anteprima alla Conigi, che raccontava delle fiabe all'interno del bosco. C'era una volta il Giardino del Re, con fiabe riprese, organizzate proprio da noi del Teatro Ragazzi, riprese dai fratelli Grimm, da Italo Calvino e dalle Metamorfosi di Ovidio, che hanno avuto già un grande successo e che si completano domenica e arriverà fino al 25 di settembre. Ne hai già citato alcuno, ma quali saranno altri luoghi protagonisti? C'è in primo luogo l'orchestra, la grande orchestra della RAI, che chiuderà il 31 luglio con un concerto a Palazzo Reale, la stagione di spettacoli a Palazzo che si terrà proprio nei Musei Reali di Torino. Eventi di DJ a Venaria, ci saranno corse di cavalli, ci saranno spettacoli di circo e di danza, insomma sarà davvero un cartellone. Il cartellone sarà pronto su internet, palchireali.it, a partire da dopodomani, e poi verrà diffuso anche un leaflet, un pieghevole, con tutto il programma, i luoghi, gli orari di tutte le manifestazioni.